Signori, i nuovi iPhone 14 sono realtà. Sì, Apple nella serata di ieri ha finalmente tolto ogni tipo di velo su quella che sarà la nuova serie di smartphone in arrivo appunto tra qualche giorno, anzi più precisamente il prossimo 16 settembre, almeno per le versioni Pro. In qualche modo sapevamo già un po' tutto sui prodotti che Tim Cook, camminando tra i giardini dell'Apple Park, avrebbe presentato, ma di fatto vedere poi con i nostri occhi i nuovi iPhone 14 è stata una conferma appunto alle miriade di indiscrezioni che vi abbiamo appunto raccontato sulle pagine di Hardware Upgrade nei mesi scorsi. Ma cosa ha presentato allora Apple ieri sera nel suo evento mondiale in quel di Cupertino? Beh, ve lo racconto subito qui dopo la nostra sigla. Dunque, andiamo al ritroso e vediamo di capire quello che è successo nella serata di ieri quando Tim Cook alle ore 19 precise italiane ha iniziato a parlare di Apple e di quello che avrebbe svelato da lì a poco. E diciamo così, si è partiti subito parlando degli Apple Watch e sono stati svelati da prima la nuova serie 8 che sostanzialmente prende il posto dell'attuale serie 7 che sì, non cambia magari a livello estetico ma cambia a livello hardware, con la novità soprattutto dell'interessante sensore della temperatura corporea, ma non dimentichiamolo anche della funzione di rilevamento degli incidenti. Come detto, il design non cambia, quindi Apple Watch serie 8 possiede un ampio display Retina con Always On e vedremo che proprio questa funzionalità sarà fondamentale poi sui nuovi iPhone 14 Pro. Possiede quindi un robusto cristallo a protezione del display contro gli urti e i graffi, insomma è il solito elegante Apple Watch. Quello che cambia, come detto, riguarda le funzionalità. Perché? Perché Apple pensa alla sicurezza dei suoi utenti. Per quanto riguarda la salute, c'è chiaramente l'app ECG che diviene sempre più precisa, ma anche il nuovo sensore appunto della temperatura. Come funziona? Sostanzialmente due sensori sul retro, uno più vicino alla pelle e uno appena sotto il display, verificano la temperatura del polso durante il sonno ogni 5 secondi e misurano addirittura variazioni minime di 0,1 gradi centigradi. È un monitoraggio molto preciso e molto utile per il benessere appunto della persona e che mancava su Apple Watch. Non solo, perché c'è anche la novità della rilevazione degli incidenti. Diciamo che Apple ha sviluppato un algoritmo avanzato che combina input dei sensori come il giroscopio e l'accelerometro con una serie di dati raccolti da molteplici crash test effettuati in laboratorio. Sì, diciamo che Apple ha riprodotto incidenti reali di automobili, impatti frontali, tamponamenti e ribaltamenti per insegnare all'algoritmo a rilevarli. E non appena appunto questo accade in un vero incidente stradale, l'Apple Watch se ne accorge e contatta in automatico i servizi di emergenza se non riceve risposta dall'utente entro 10 secondi. E poi tante altre novità come la modalità risparmio energetico per far durare l'autonomia fino a 36 ore e ancora tante altre che riguardano watchOS 9 che arriverà la prossima settimana per tutti insieme ad iOS 16. I prezzi: Apple Watch serie 8 in versione solo Bluetooth parte da un prezzo di 509 euro. Chiaramente è presente anche la versione con rete cellulare e con i vari cinturini Hermès e Nike. Apple svela però anche il nuovo Apple Watch SE, che sappiamo essere lo smartwatch più economico del catalogo Apple. C'è un nuovo processore dual core avanzato S8, ossia lo stesso che poi troviamo anche nella nuova serie di Apple Watch 8, ma anche il rilevamento appunto degli incidenti. Mantiene sì lo stesso design di prima, ma possiede ora una cassa in materiale composito in nylon che lo rende ancora più leggero ma altamente resistente. E qui i prezzi a partire da 309 euro.
E poi c'è lui, ossia il primo vero smartwatch rugged di Apple, che a Cupertino hanno chiamato Apple Watch Ultra. È uno smartwatch ben diverso da quelli visti finora e a cambiare è innanzitutto la dimensione, perché qui Apple si spinge fino a portare la cassa in titanio aerospaziale ad una dimensione pari a 49 mm, con un display che è flat, protetto da un cristallo di zaffiro che permette di mostrare appunto il display più luminoso di sempre visto su un Apple Watch, che può arrivare a 2000 nits. E rispetto alle altre versioni, a cambiare non sono solo le dimensioni, ma è anche il design. È un Apple Watch decisamente più massiccio, pronto per appunto le escursioni estreme, per le attività subacquee, visto che è certificato WR100 e anche EN13319, ossia lo standard riconosciuto a livello internazionale per le attrezzature da immersione. Insomma, è il watch per gli sport più estremi. C'è poi, attenzione, un nuovo tasto azione di colore arancione internazionale ad alto contrasto che può essere facilmente personalizzato per accedere al volo ad un'ampia gamma di funzioni, tra cui gli allenamenti, il compass waypoints e torna sui tuoi passi, tutte funzionalità davvero molto molto utili per gli sport estremi. Ha tre microfoni integrati che in questo caso migliorano in modo significativo la qualità audio delle chiamate vocali in qualsiasi condizione, magari anche in una tormenta di neve. E una nuova impostazione a basso consumo che permette di estendere la durata della batteria fino addirittura a 60 ore. E poi ancora nuovi cinturini progettati bellissimi appositamente per le attività appunto estreme, con tessuti morbidi ma resistenti e soprattutto alcuni con processi di filatura continui o magari con chiusure in titanio con fibbia a molla. E insomma, è il vero watch per gli amanti dello sport estremo, lo ribadisco, e il suo costo è chiaramente in linea con tutto quello che possiede e può fare, ossia 1.009 euro. Apple ha poi presentato anche i suoi nuovi AirPods Pro 2, ossia gli auricolari True Wireless che hanno fatto in qualche modo la storia di Apple e non solo in questo campo. Presentati per la prima volta nel 2019, sono stati finalmente rinnovati, non tanto per il fatto che la prima generazione non funzionasse bene o non fosse altamente tecnologica, ma perché da tempo si vociferava di una presentazione di questi nuovi auricolari e ora finalmente sono realtà. Dunque, esteticamente, beh, non cambiano troppo, si affinano e si rendono magari più ergonomici, ma soprattutto mantengono lo stelo che in qualche modo permette di utilizzarli davvero meglio, indossandoli magari al volo senza troppe problematiche una volta presi appunto dalla custodia. Custodia che rimane identica, ma che si migliora per autonomia, raggiungendo addirittura le 30 ore, con la possibilità di ricaricarla anche con il caricatore dell'Apple Watch e anche con la presenza di un piccolo foro, novità assoluta, che permette l'aggancio con un laccetto che dovrebbe essere presente in confezione. Stelo che è chiaramente touch, rimane touch per avviare le riproduzioni, per stopparle, ma anche per isolarsi appunto dal mondo esterno, con la cancellazione del rumore attiva che è migliorata addirittura di 2 volte rispetto a prima e che è presente e viene ora mossa dal nuovo chip H2 interno di Apple che appunto l'azienda ha rinnovato. Nuovi driver che migliorano, a detta di Apple, i bassi ora più ricchi, con un audio più cristallino e ampia frequenza. C'è una maggiore intelligenza artificiale con una modalità trasparenza che conosciamo ma che ora è adattiva e permette di isolare davvero molto meglio l'utente anche da rumori esagerati, magari come le sirene dell'ambulanza. Migliora, come ho detto, la batteria ma anche degli AirPods, oltre 1.5 ore in più, e dunque AirPods Pro 2 che raggiungono le 6 ore con cancellazione del rumore attiva. Il prezzo, beh, ci vogliono 299 euro per portarli a casa. E poi ci sono ovviamente i nuovi iPhone. Qui Apple ha deciso di proporre agli utenti 2 versioni, ossia iPhone 14 e iPhone 14 Plus, che per prima cosa si differenziano dagli altri che vedremo per la presenza della classica notch che rimane, che vedremo poi anche per altre caratteristiche. Ci sono poi anche, come detto, i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max, che invece cambiano anteriormente, abbandonano la notch, la lunetta, simbolo di Apple dagli iPhone X, sostituita qui da una nuova pillola, ossia da un doppio foro che per la fotocamera appunto selfie e per i sensori del Face ID per lo sblocco facciale 3D, che Apple denomina Dynamic Island.
Un cambiamento importante è questo che non passa senza dubbio inosservato e che permette ad Apple e ad iPhone di fare, diciamo così, un passo in avanti verso chissà quelli che saranno magari i futuri smartphone con la mela, senza però alcun tipo di foro o notch, ma con tutti i sensori proprio al di sotto del display. Ma vedremo comunque la genialità di questa nuova funzionalità software e hardware. Parliamo prima però di tutto degli iPhone 14 e 14 Plus. Apple decide di abbandonare la versione mini e di puntare invece sul formato maxi da 6,7 pollici che va ad affiancare a quello da 6,1 pollici. Il design rispecchia sostanzialmente quello dei passati iPhone 13, ma qui diciamo così cambiano le colorazioni, che sono ora 5, ossia mezzanotte, nuovo viola, galassia, red e blu. I miglioramenti chiaramente ci sono e riguardano più l'hardware, con la presenza innanzitutto di un comparto fotografico a due sensori che vede delle fotocamere rinnovate. Il principale è un sensore da 12 megapixel con apertura focale addirittura da f1.5 e di un sensore invece ultra grandangolare da 12 megapixel. In questo caso la novità però sta nel nuovo Photonic Engine, così lo chiama Apple, ossia un algoritmo creato appunto in Cupertino che migliora notevolmente le prestazioni di tutti i sensori in ambienti di luce media o scarsa. Oltretutto migliora anche la fotocamera selfie through depth con una diaframma ora ad apertura da f1.9 per migliorare appunto i selfie con poca luce. Il processore in questi iPhone è il chip A15 Bionic che abbiamo già conosciuto perché è presente sugli iPhone 13 Pro e permette qui di avere non solo potenza sulle attività di tutti i giorni, ma anche di poter sfruttare la cosiddetta modalità cinema sui video che avevamo visto l'anno scorso solo sui Pro. Come avviene invece con i Watch, anche qui sugli iPhone 14 e 14 Plus Apple decide di migliorare e implementare due nuove funzioni di sicurezza, ossia la funzione incidente e anche le chiamate di emergenza satellitari. Allora, la prima l'abbiamo vista con Apple Watch e può davvero salvare in caso di incidente stradale, permettendo anche qui con iPhone di chiamare i soccorsi anche se l'utente magari è svenuto o impossibilitato di utilizzare appunto l'iPhone. Per le chiamate di emergenza satellitari invece, quando non c'è sostanzialmente copertura della rete cellulare Wi-Fi, sostanzialmente le antenne di iPhone 14 e 14 Plus possono connettersi direttamente ad un satellite e contattare i servizi di emergenza inviando un semplice messaggio. Questa nuova funzionalità purtroppo arriverà a novembre, ma sarà disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada almeno per il momento, un servizio che Apple ha dichiarato che resterà gratuito per 2 anni. Prezzi a partire da 1.029 per iPhone 14 e 1.179 per iPhone 14 Plus, entrambi in versione 128, 256, 512 giga. E infine ci sono loro i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max, i più potenti e anche i più costosi purtroppo di Apple di sempre. Qui cambia tutto, ma non cambia il design, ossia rimane la scocca in acciaio chirurgico inossidabile, rimane la back cover in vetro e rimane anche il display flat, ossia completamente piatto. Diciamo che sul display, come lo scorso anno, Apple decide di optare per due versioni, c'è la versione con pannello da 6,1 pollici e la versione invece Max, appunto, con pannello da 6,7 pollici. Sono entrambi Retina Display XDR con tecnologia ProMotion e dunque con refresh rate a 120 Hz. Ma novità assoluta in questo caso la presenza per la prima volta dell'Always On Display, ossia la possibilità di avere informazioni anche a display spento, con un sistema di sfondi che però in questo caso è completamente diverso da quanto visto finora con gli smartphone Android. A cambiare però poi nella parte superiore c'è la notch, ossia non c'è più la notch, che viene sostituita da due fori che a livello software Apple decide di unire in base alle esigenze dell'utente, ossia in base all'uso di un'app piuttosto che un'altra. Allora, Apple la chiama Dynamic Island ed è una soluzione veramente geniale, perché a Cupertino non ci si interessa tanto di nascondere i fori sul display, ma anzi si cerca di renderli una peculiarità capace di far identificare immediatamente i nuovi iPhone 14 Pro. Allora, Dynamic Island offre nuovi modi di interagire con iPhone, perché si modifica in tempo reale
sostanzialmente per mostrare avvisi importanti o anche per mostrare notifiche e attività. Dunque, in questo caso rimane sempre attiva, ma senza ostacolare la visione di contenuti sull'iPhone, e per accedere a questa genialata, perché così dobbiamo denominarla, basterà fare un tap e tenere premuto sullo schermo. Si potranno quindi avere i comandi della musica, magari quelli del timer o ancora le mappe, e sappiate che con iOS 16 Apple propone a tutti gli sviluppatori di app di poter utilizzare appunto questa Dynamic Island per fornire notifiche all'utente. iPhone 14 Pro si rinnova anche e soprattutto nel comparto fotografico, sì, perché Apple per la prima volta da molte generazioni cambia il sensore principale del nuovo smartphone e propone ora una nuova fotocamera da 48 megapixel principale con sensore quad pixel. A detta di Apple, questo significa avere foto ancora più luminose e sicuramente più dettagliate di prima, mantenendo però poi un risultato con una dimensione pratica delle foto da 12 megapixel. Questo sensore oltretutto ha anche l'opzione teleobiettivo 2x per riuscire a scattare ad alta risoluzione foto più distanti. I sensori poi chiaramente sono tre, i due restanti sono un ultra grandangolare nuovo da 12 megapixel e ancora un teleobiettivo migliorato con zoom ottico 3x. La fotocamera selfie è identica a quella degli iPhone 14 e quindi anch'essa nuova. Chiaramente ad accompagnare tutto questo hardware c'è il cosiddetto Photonic Engine, che permette anche qui di migliorare, come visto con gli iPhone 14, le foto in condizioni di scarsa illuminazione. Qui chiaramente a farla da padrona c'è ancora più potenza grazie al processore A16 Bionic di ultimissima generazione, presente appunto solo su queste versioni Pro. È un processore a 6 core e ad una velocità superiore del 40% rispetto alla concorrenza, almeno secondo i soliti dati Apple. Chiaramente è lui a capo della componente di Neural Engine e di tutto quello che ci ruota intorno, permettendo dunque anche prestazioni cinematografiche nei video che ora possono spingersi in questa modalità, quindi nella modalità cinema, fino al 4K a 30 frame al secondo, con chiaramente ProRes e anche Dolby Vision. Ci sono poi chiaramente tutte le novità che riguardano il rilevamento degli incidenti e le chiamate di emergenza satellitare che abbiamo visto su iPhone 14 e 14 Plus, e ancora reti 5G per la connessione ed una batteria che secondo Apple permette di arrivare a sera senza troppi risparmi energetici. I prezzi: iPhone 14 Pro parte da 1.339 euro, mentre iPhone 14 Pro Max da 1.489 euro. E questo significa che sono prezzi importanti, sicuramente, e soprattutto più alti rispetto al lancio di iPhone 13 Pro dello scorso anno. I tagli di memoria invece sono gli stessi, ossia 128, 256, 512 giga e 1 tera. Insomma, questi sono i prodotti che Apple ha presentato nella serata di ieri. Un parco di prodotti importante, con alcuni upgrade magari meno sentiti, ma con la presentazione di nuovi device come Apple Watch Ultra, che sembra davvero indirizzare l'azienda verso nuove strade, finora monopolio di altri brand noti e ben distanti da quelli di Apple. Decisamente lungo, ma era inevitabile, ma vi lascio con una chicca, perché non so se tutti l'avete vista, ma Apple al termine della conferenza ha chiuso la live con qualche secondo di video in cui si vede una donna attendere un treno della metropolitana e che scompare con un glitch un po' particolare. Sinceramente non sappiamo a quale riferimento Apple vuole indirizzare questo piccolo spezzone di video, ma chissà, forse magari l'abbiamo pensato al futuro visore di realtà aumentata, ai posteri l'ardua sentenza. È veramente tutto, mi fermo qua, mi raccomando lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentateci tutto quello che volete sui nuovi prodotti Apple e mi raccomando continuate a seguirci sempre qui su Hardware Upgrade.